Adesso Foligno è appena terminata, 3-2 per gli Amaranto. Paolo, quanta sofferenza, però era importante, fondamentale conquistare questi tre punti che vogliono dire la vetta della classifica. Sì, in effetti il San Donato si è fatto rimontare dal Follonica. Grazie Pippo Vetrini, lo possiamo dire una volta. Possiamo ringraziare Pippo Vetrini. Grazie Pippo. E grazie all'impresa che i maremmani hanno fatto sul campo di Tavarnelle. L'Arezzo è prima anche in virtù di questo successo difficile combattuto al termine di una partita bella, perché anche per merito del Foligno, che non ha rifiutato di giocare come hanno fatto altre squadre che erano venute qua prima. Però alla fine siamo riusciti a portare in fondo questi tre punti importantissimi per dare continuità e una svolta a questo campionato. Ecco, a voler cercare un po' di essere critici, c'è qualche amnesia difensiva di troppo, forse in Serie D insomma, qualche perplessità viene, no? Vedendo certe lacune difensive. Ora siamo primi, abbiamo vinto, viva, però insomma qualcosa dietro va regolato. Sì, forse anche davanti, nel senso che non riusciamo a chiudere le partite quando anche andiamo questo, in vantaggio. Sì. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni per poter arrotondare e probabilmente incanalare in maniera differente la partita. Poi sì, in difesa effettivamente nell'occasione dei due gol l'attacco del Foligno ha un po' passeggiato nell'area di rigore dell'Arezzo. Gli va dato atto però che loro hanno provato a giocare, forse alla fine hanno perso anche perché hanno continuato a provare a giocare anche una volta raggiunto per la seconda volta il pareggio. Il merito della squadra è averci creduto e aver combattuto con molta determinazione fino alla fine per portare a casa questi tre punti. Bene, grazie, forza Arezzo, ovviamente siamo primi in classifica e quindi per almeno una settimana ci godiamo il primo posto. Quest'aria fina del primo posto in classifica. Vabbè, anche se in coabitazione. Però. In coabitazione, poi domenica c'è Pippo e vediamo. Domenica invece andiamo noi da Pippo, quindi vabbè, comunque forza Arezzo.